Salve a tutti ragazzi e bentornati su questo canale, io sono Gian, stavolta sono davvero io, ed eccoci con un nuovo Giovedì, giusto? È Giovedì oggi, per voi, per noi no. Piccolo ripasso di quello che è successo la volta scorsa, con tre episodi, abbiamo visto la fine dello svolgimento dello scontro contro Justice, uno stand che al momento esteticamente è uno dei miei preferiti, mi è piaciuto veramente tanto. E anche le varie citazioni che ci sono state in quegli episodi, davvero tanti. E poi abbiamo avuto Lovers, che è stato molto carino e molto intelligente come è stato costruito. Un po' meno come è stato costruito e lo stand user. Era, sì, un po'... Direi senza ulteriori indugi di continuare l'avventura dei nostri eroi. Ciò però dov'è Dio? Cioè, tra quanto lo vedrò? Quanto devo aspettare ancora? Se non sbaglio, mancano molti pochi tarocchi. Forse ne mancano due o tre. Sto andando a memoria, eh? Non sto guardando nulla, non ho cercato informazioni o altro, perché mi rovinerei la cosa. Avevo guardato un paio di giorni fa la questione di quali fossero i tarocchi. La mia memoria. Ah, ok, che non fosse uno stand. Ma... ok, credo che sia il deserto. Che tutto è successo? Ciao, Joseph. Ciao, ragazzi. Cos'è successo? Sono già tutti mezzi morti. Ok, è davvero uno stand. C'è la carta dei tarocchi, il sole, per caso? Dove siamo? Giudice e i suoi compagni sono riusciti a fermare l'attacco codardo di Lovers. Data la tensione politica tra Iran e Iraq. Oh, hanno navigato verso il mare arabico per arrivare negli Emirati Arabi. Ah, guarda che ci dà anche un po' di coda. Il sole, sì. Credo che ci sia una carta del sole. Cosa succede? Mi spiace interromperti mentre sei così impegnato. Bei capelli. In realtà è meglio così. Sei meglio così, fatelo dire. Ma scusa, perché hanno bisogno che guidi lui? Cioè, Joseph non sa guidare aerei, ma non sa guidare macchine. Perché deve essere il deserto con un'auto di lusso? Pensate fosse per stile, per un attimo. Per l'aria condizionata. Appena 20 anni fa questa zona era completamente desertica, ma dopo i massicci profitti ottenuti grazie al petrolio questo posto è trasformato in una città da sogno. Sì, effettivamente gli Emirati Arabi sono un paese molto ricco. La sua visibilità è buona. Se possiamo inseguire lo capiremo subito, però anche voi siete... ok. Oh mio Dio, ma se davvero il sole li segue da un pezzo, allora. 100 km da nord-ovest, da qui c'è un villaggio. Circondata dal deserto nella montagna, la strada ci arriva, c'è tutta curva. Che bello, questo è un Cessna. Per sorvolare il deserto. Ah, ok, ah, forse uno di quegli aerei a elica. Non voglio salire in aereo con un uomo che ha già precipitato per ben tre volte. Più che comprensibile. Ok, prima di tutto con i dromedari. Sembrano quasi alpaca. Sono una sensazione di vita o di morte, letteralmente. Ah, ecco perché ha preso la macchina. Ecco perché ha preso la macchina. Per scambiarla. Fino a poco fa non l'hai definito un macchinone inutile. Potremmo staccare una sedia in un posto del genere. E gli abitanti del posto non usano contanti. Quindi deve andare per baratto. Ci sta. Vabbè, stiamo parlando comunque di 4 dromedari. Ok, quindi dromedari e acqua per una macchina di lusso. Puzzano un sacco. Sì. È vero.
Mi sembra molto poco propenso ad abbassarsi. Tiragli una botta. Ma scusami, ma con le vostre capacità potreste tranquillamente saltargli addosso. Ho visto per ben tre volte loro in sta rabbia. Ma sei deficiente, mica. Non vuol dire nulla. Tardato. Ma ben ti sta, Joseph. Vabbè, ma non è un tutorial. E invece. Ah, è vero che hanno questa peculiarità i dromedari, che camminano con le zampe di entrambi, cioè anteriori e posteriori, dello stesso lato in contemporanea. Sono andati per i fatti loro? O sapevano già la rotta? Cosa hanno dietro? Non ho capito. Ah, gli hanno attaccato qualcosa per togliere le tracce. Per non essere seguiti. L'ho capito subito. Stiamo cacciando le nostre tracce con queste palme, appunto. Abbiamo visto decine di chilometri. Ah, pensavo interesse con Star Platinum, però ok. Ah! Vabbè, oggi le sto indovinando tutte, ragazzi. Lo sente. C'è qualcosa che non va. Quando il sole tramonterà, smonteremo i dromedari e prepareremo le tende. Ok. 50 gradi. Non dovrebbero essere le ore più calde del giorno, eh? Ah, sono le 8! E c'è il sole ancora lì! È davvero il sole lo stand. Non se ne sono resi conto perché era perennemente sopra e quindi non si sono resi conto del tempo che passava. Guardalo, che figo! E sta aumentando. Mio Dio, 60 gradi è un forno! E si sta alzando ancora di più. Non solo non tramonta, sta sorgendo. Che figata. Questo mi ricorda molto Escanor di Seven Tetris. Arabia Fats. Ma che statistiche sono quelle, scusami? Cioè, va da un estremo all'altro. Da E a da. Ok. Che figata. Ecco perché poi si sono cercati un punto dove stare. Era strano come il sole appena iniziato, eh. Ecco perché mi sentivo osservato. Era Sauron, praticamente. Non so se non si rischia la vita dopo mezz'ora. Oh mio Dio, stanno morendo i dromedari. 70 gradi, aiuto! Non so nemmeno in grado di capire se lo stand sia distante o vicino. Sì, ma... Oh, magari il portatore è proprio lì. Sto usando qualche tecnica che gli permette di seguirci di nascosto. E se potesse comandare lo stand lontano come Lavas? Questo sole mi sembra tutt'altro che innocuo. Già. Sta saccando tutto. E si è vaporizzato uno scorpione. Ok. Sta guardando, non serve a nulla. Penso solo chiedere a che distanza si trova lo stand. Se conosciamo la sua distanza, forse conosceremo anche la distanza del portatore. 80 metri. 100. Oh mio Dio, è diventato più forte. Non ho capito. Cos'era? Ha bucato anche la tanica di acqua. Ottima idea. Bella cinematic.
ci sta. Perché prima era spaventosamente preciso. Appunto. È inutile che urli. Questo è molto forte come stand. O magari non è vero. Magari non è veramente forte, è solo il calore, il suo potere. Ci può contare che è critica la situazione. Devi uscire da quelli con la informazione. Ah, ok, i binocoli. No, non può essere invisibile. Allora, o è davvero lì sopra, insieme al, allo stand sole, o altrimenti non non capisco come possa nascondersi. E quanto saremo? A 100 gradi ormai. Oh mamma, che figata. Ma un trip. Stanno cuocendo talmente tanto che ormai non le visioni. Ma scusa, se li vede tra l'altro, vede che sono lì, non li può colpire. Cioè, non può comunque attaccarli. E niente, cacchio, me ne è andato. Come stai ridendo, scusami? È andato. Pure Jotaro. No, no, Jotaro no. Era lui che poteva salvarli, dai. Quando si dice che la risata è contagiosa. Joseph, non ridere. Joseph, non ridere. Pensavo fosse qualcun altro. L'altra roccia dalla parte opposta. Okay. Oh. La roccia è esattamente uguale a quella, ma dalla parte opposta. Cioè? È tipo specchiata. Aspetta, non è una sbagliata. Ah! Ha capito dove è dalla luce! E dall'ombra riflessa. Ok! Oddio. Baseball momento. Ah! Ok, era tipo un'area. Guarda, non riesco a credere che tu sia mio nonno. Jotaro, cioè, un po' di rispetto. Siccome lo stand è stato battuto, ora è notte. Oh, povero Joseph. Voleva essere d'aiuto. Era davvero un grassone. C'ho pure l'aria condizionata, scusami. Non vuole che ti seguisse con uno specchio per riflettere il paesaggio. Ah, ecco perché. Rubategli l'acqua. Rubandogli anche il drink. Ma quindi l'abbia già battuto? Oh, ok. Non conosciamo nemmeno il nome di questo. Ma poteva essere qualcosa di molto figo, molto epico, eh? Invece era un deficiente nascosto con l'aria condizionata che gli stava friggendo. Vabbè, peccato. Bastava che si posizionasse meglio, tra l'altro, e risolveva il tutto. C'è un bambino? Oh, cacchioin! Ma è perché in pigiama? Cioè, è un flashback? No, non è un... non era una macchina. Pensavo fosse una macchina, mi sembra... ok! È un parco giochi? Non sono mai stato qui prima d'ora. No, in pigiama sulla ruota panoramica, così. Ho qualche idea, eh? Che belle queste scene così, con la silhouette, con tutto il flashback, chiamiamolo, che viene riflesso dietro. Che cavolo è? Ah, un cane. Ok, madonna. Riesco a sentire sul pianto di un neonato.
l'ho vista. Secondo me è la luna. Dai che è la luna. Girati. Oh, no, è la morte. Ah, aveva davvero un pigiama, quindi. No. Ma che razza di inizio è? Facevi ballare il letto come l'esorcista. Vabbè. Proviamo subito a fare colazione. Ok, pensavo ci fosse un altro incubo. Ha voglia che era un incubo. Non è che cosa è svanito, non me lo ricordo. Tornerà così, lo so già. Per fortuna mi hai svegliato e mi hai salvato. Povero caro. L'ho ferito la falce. Non ho visto sto particolare. Mi sa di sì, però. Death. No, parte 1. No, di nuovo. Vabbè. Ma stai scherzando? Come l'impressione di aver già visto un cane morto di recente? Ah, a parte il fatto, sì, è già successo. Tre puntate fa, però. Cosa significa che non mi vendi più l'aereo? Perché no? Cosa mi dite che non avessi venduto? Ti pure pagato in anticipo. Abbiamo un nato ammalato? Ah, questo è quello che sentiva nel sogno. Oh mio Dio, ti prego dimmi che non è il bambino. ti prego no, Giorgio, ti prego no. Madonna, Kakyoin sta avendo le visioni di nuovo. Anche noi stiamo andando a salvare una vita. Siamo rimanendo inchiodati qui per due giorni. Ti prego, non dire, non me ne frega niente. Ah, ok, meno male. Kate, questa sera lasciamo andare il bambino per questi signori? Ci penseranno loro a portarlo da un vivo. È un'idea, ma anche no. Non parlo più. Scusa, giurai di averli visto i denti. No, allora, non è un vampiro. No, no, non può essere un vampiro perché è giorno, giusto. Però, come aveva i denti, sapete, mi ha fatto venire il presentimento. Di nuovo, io non farei volare proprio Joseph. Come si crede che adesso stesso non fosse uno stand? Ci sta. Mi preoccupa di stand, ma delle cose di pilotaggio del figlio. Quindi adesso Kakyoin è maledetto da un bambino. Beh, benissimo. Sta andando alla grande questo anime. Oh, Naref! La vive così spensieratamente. Saluta! Come è andato a arrivare il bambino? Prendi quel bambino, mi ha fatto testa. No. Mi è andato a pensare che dovesse prendere l'aereo. Possibile. Non è possibile. E adesso sarà il bambino? Il portatore dello stand o magari è qualcosa... Una... È tipo... Ah, non lo so. Mi sa che sennò quando sono in... Non dormire, ti prego, non dormire. Questa è Freddy Krueger. Oh, forse questa è la citazione a proposito. No, bimbo. No? Che figo! E sono sulla ruota panoramica di nuovo, tipo... No, c'è il cane! Ah, ma è solo un sogno! Certo. Ponaref! Oh mio Dio, ti prego, smettila! È un po' strano, ma in fondo cosa potrebbe mai accadere in un sogno?
C'è su Araki. Questa mattina, ricordi? È stato ucciso nel sogno. Ok, sì, l'ha tagliato, ma non me ne sono reso conto. Death 13. Quindi è tipo venerdì 13. Non sto sognando lo stand. È lo stand che si trova nel sogno. Bonnaref. Ma qual è che è un idiota? Tipica non sta parlando. E questo dovevo coprirlo. Posso fare un commento sulla questione? Ti prego, fallo tu perché io non ho parole. Mi manca il Full Metal Alchemist. Un altro trauma. No, che schifo. Ed eccolo. Non esce fuori perché non può. È la sua dimensione. Oh, è forse perché stanno sognando. Cioè, non sono veramente loro. Fai vedere. Bello così in ombra, mi piace. Ignote le statistiche. Che figo. Shotaro, kanjiru ka? Riesci a sentire? Kanjiru. Chi passa attraverso? Se vedi uno stand, poi sconfitto solo da un altro stand. Vero. L'ha svegliato. L'ha svegliato, si è salvato al pelo. Sei stato fortunatissimo. Ecco perché non lo ricordava. Ci vedremo la prossima volta che si addormenterà. E se muore nel sogno, immagino in qualunque modo, muore nella vita reale, quindi non può nemmeno tipo buttarsi giù. Invece si è fatto un sogno terrificante. Questo è il mio stand preferito attualmente. Detto, è bellissimo. Non adoro tanto gli horror, però questa citazione a Freddy Krueger mi piace tantissimo. Apri il finestrino. Si può aprire il finestrino in un aereo così? Non lo so nemmeno. Non si tiene così un bambino pulare, vorrei dire. E mentre c'è Kakyoin che sta cercando di sopravvivere. Tanto è sulla ruota panoramica, come dicevo, e quindi non può neanche buttarsi, scappare. Dategli un pugno e svegliatelo. Entra sempre auto automatico. Cercate di calmarmi. C'è ancora il piede lì. Oh, il bambino. Però il bambino ora sta sveglio. Lei sta precipitando a casa tua. Aspetta, ma è uno stand che ha una mente. Spero che ancora bisogna di fare una migliore lunga superiore a no, oh madonna santa, no, c'è una cosa che mi dà fastidio sugli occhi.
で叫び声を出せなくなったな。やめろ。夢の中のスタンドは、なんとかしてこのことをジョースターさんやジョータロウに知らせ。うん、オッケー。ブラビッシュ。何をやったんだ。おー、プロピオアラー。ブレルディ13、目が覚めない。ダリュー、俺のチンチンより小さなナイフで切ってもダイヨーだな。スタジタンドとお前の精神エネルギーは俺の支配下にある。 OK、 ecco come funziona lo stand。 デス13は、è uno stand in grado di penetrare la mente。 無防備な精神の中に入り込むスタンドなのだ。vabbè、 Bloodborne。 Hobbit Power で操縦する。 potremmo mettere mi parte come?一発立て直しました。お、オッティモ。non ho capito come ha fatto ma ottimo。 危ねえやつらだ。 questi ragazzi sono pericolosi。 ci puoi contare。 oddio che schifo。 che schifo。 みんな見たか。 どんなもんですか。 ti piace adesso come pilota。 lascia stare。 no。 なんでこんなところにヤシの木があるの。 やれやれ。 やはりこうなるのか。sta veramente cadendo。 allora è stato bellissimo questo passaggio di scena, mi è piaciuto tantissimo, doveva esserci più spesso e quindi niente, siamo a 4. Kakeoin, ittai dou natteru nda? Kou natta ra omae no sei da se. Wakaranai. Ok, si è sveglio.Ma non lo ricorda. Senta, come se avessi avuto un tremendo incubo. D'altro che esausto. Abbiamo lasciato il Giappone da un mese. Da allora non abbiamo fatto altro che combattere. Effettivamente. Vai, Joseph, fai da padre, nonno, quello che preferisci. È bellino. No, idiota sei. Ma che cazzo. Dio にもここが知られることになる。Questi cari Dio ci rintracceranno。 Ne avete uno accanto e gli sta facendo le carnacchie。 Però vabbè。 墜落の時に切ったのか。 Mi siete detto durante lo schianto。 No! なんだ、傷が文字になっている。 No! Si è scritto le cose sul braccio。 覚えていない。Ma non lo ricorda! Dovevi scrivere anche il resto, non le solo i sostantivi! Non immaginavo che si stesse ferendo da solo per scriversi sul braccio! Mamma mia, che figo! Ano akambo no ima no mezuki wa... Baby... Stando... Ma quindi... Cioè, ok, lui è giovane, è giovanissimo, ha 11 mesi, e ha già la coscienza di essere un portatore di stand, quindi o è stato, migliorato da Dio, con la D maiuscola, non come accrescitivo, quindi non è che woohoo, alla grande, oppure non capisco, cioè come è fatto in... così poco a risvegliare lo stand. Cacchio in. Guarda come si sta avvicinando. Forse sto davvero impazzendo. Stando tsukai to omoi hasumeteiru. Oi Cacchio in, ani o shiteiru? Kubi o shimeru yoni dagu nante dou ka shiteiru? Naturalmente non gli credono perché non è un atto. No, cosa ti copri? Ma perché? Yeah. Stanno facendo tutti i cliché degli horror. Polnare perché si separa e va da solo. Lui che non dice le cose. Jotaro però. Forse non è il caso di proseguire il viaggio con noi. No. Ti prego, Jotaro, almeno tu. Fa vedere la faccia del bambino. Allora, all'inizio ho pensato che anche qui ci sarebbe stato fare un video da 3 episodi, ma questo finale è molto bello, è molto ben fatto questo intermezzo tra gli episodi di Death.
bellissimo. Quindi ci fermiamo qua per oggi. So che lo odierete come cosa, però secondo me ci sta molto bene. Mi piaceva tantissimo Justice, ma questo, proprio il tipo di potere, mi piace da morire. E sono curiosissimo della questione del bambino, il che mi porta a dire anche, non è solo lo stand essere bello, anche il portatore è una cosa interessante, è ben fatto. Com'è che in 11 mesi ha sviluppato la mentalità, la coscienza, riesce a parlare tranquillamente, cioè a ragionare tranquillamente, c'ha due denti da vampiro praticamente il bambino, però non è un vampiro, perché altrimenti non potrebbe stare alla luce del sole. Sono confusissimo e molto molto curioso e molto molto preso. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo giovedì. Vi ricordo di lasciare un mi piace, scrivermi nei commenti come pensate, cosa ne pensate, e fatemi sapere quello che volete su questo anime, su questo stand, ma sempre senza spoiler, mi raccomando. Ci vediamo mercoledì pomeriggio per le live. A un prossimo video. Ciao!